niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Rischia di diventare un caso politico il contributo di 5.000 euro che il comune di Santo Stefano di Camastra ha erogato alla Stefanese Calcio, appena 3 giorni dopo l'approvazione del bilancio di previsione. Detta così sembra che non ci sia niente di anomalo, ma questo contributo ha varie sfaccettature in quanto prima d'ora questa amministrazione non aveva mai erogato dei contributi alle associazioni, concedendo loro solo l'affido di alcuni immobili comunali con l'impegno che in cambio dovevano essere espletate dei servizi gratuiti da parte dei beneficiari. Inoltre la società che ha beneficiato di questo intervento cospicuo in un periodo di vacche magre è gestita dall'attuale vice sindaco e assessore al patrimonio e al bilancio del comune. Per questo i consiglieri di opposizione Giuseppe Esposito, Rita Torcevia e Antonino Ferrigno, con una nota indirizzata al sindaco Francesco Re e per conoscenza al presidente del consiglio comunale Carmelo Re, chiedono di avere urgente risposta scritta per sapere quali sono le norme che regolano i contributi da assegnare alle varie associazioni e cosa dispongono in proposito, quale somma è stata prevista nel totale da destinare alle associazioni, quali sono i criteri utilizzati per scegliere i soggetti beneficiari del contributo e soprattutto la ripartizione delle somme e la determinazione della loro entità. Ciò a prescindere dalle richieste pervenute, se non ritenga, visto lo stato attuale delle cose, che per etica, politica e chiari motivi di opportunità, l'attuale vice sindaco nonché assessore con delega al bilancio e al patrimonio si trovi quantomeno in una situazione ambigua che con ogni probabilità potrebbe dare adito ad equivoci. E sicuramente di equivoci attorno a questa vicenda ce ne sono parecchi e questo autogol, per rimanere in tema calcistico, ha spiazzato di fatto anche il gruppo di maggioranza ed il primo cittadino sarà chiamato a dare delle risposte concrete anche a tutte le altre realtà locali che con tanti sacrifici cercano di portare avanti il buon nome della comunità stefanese.